Buonasera a tutti, benvenuti a Casa dell'Architettura, Ordine degli Architetti di Roma, come sapete. Questo è un evento che certamente fa eccezione, quindi è un evento che mi pare, ecco, sul quale io personalmente ho delle grosse aspettative, perché mi sembra una volta tanto un evento molto, come dire, ben costruito, che promette molto bene e che soprattutto, come dire, fa cortocircuito tra la creatività progettuale e il mondo della produzione, il mondo dell'industria. Diciamo che la giornata di oggi pomeriggio si distinguerà e si dividerà, diciamo, in due tranche. Nella prima parte, appunto, dialogheranno e ci spiegheranno i loro progetti l'architetto Roberto Palomba, il designer Roberto Palomba e Nicola De Ponti. Nella seconda parte, invece, interverremo noi dell'azienda per concretizzare un po' di più il titolo che abbiamo dato a questo workshop, cioè quindi sostenibilità e calore. L'uomo è diventato tale nel momento in cui è riuscito a controllare l'ambiente che lo ospitava. Il riscaldamento, cioè la capacità di climatizzare un luogo, di renderlo in qualche maniera confacente alle sue necessità, è stata proprio la parte della colonizzazione per cui la scimmia nuda si è appropriata del pianeta. Io forse dividerei le fasi creative dell'azienda Tubes in una fase di, diciamo, rivoluzione tipologica che ha contraddistinto i primi anni e in una fase invece di rivoluzione nel solco della tradizione. Togliere queste valvole da questi elementi ci ha consentito di liberare la forma e ci ha consentito di ridare iconicità all'oggetto. Io non vedo nell'orizzonte produttivo qualcuno che abbia fatto negli anni scorsi qualcosa di simile a quello che è stato fatto in Tubes. Abbiamo visto che questa azienda aveva un'attenzione particolare nel trattare le sezioni, aveva una cura particolare nella tecnologia, nelle saldature, nel proporsi nel mercato in maniera diversa, cioè era un'azienda pronta, matura per fare un salto all'interno del mondo del design. A mesi di distanza ho scoperto che fece fare una macchina apposta per assemblare separatamente questi prodotti. È un'inezia, o sembra un'inezia, però secondo me questo testimonia anche del grandissimo rispetto che c'è tra azienda produttrice e designer. Efficienza energetica. Da 20 anni a questa parte sono cambiati i modi con cui si costruiscono le abitazioni. Riparare l'ambiente in cui viviamo sotto il concetto della dispersione termica è estremamente importante. Cosa potevamo fare in quanto attore principale di quello che è il consumo energetico all'interno di un'abitazione? Abbiamo scelto ad esempio dei materiali nuovi per noi, come l'alluminio, che è al 100% riciclabile. Abbiamo lavorato molto sulle sezioni dei radiatori per avere dei contenuti d'acqua sempre più bassi. Abbiamo lavorato sulla flessibilità di gamma che permette di lavorare molto anche per la ristrutturazione, quindi togliere il vecchio e mettere il nuovo. La parte elettrica è certificata dall'ente IMQ. La parte invece idraulica, a funzionamento idraulica, tutte le rese termiche sono calcolate e certificate con un metodo a normativa EN442. Tutti questi oggetti sono degli oggetti che hanno un controllo maniacale per quanto riguarda la produzione e soprattutto per quanto riguarda la ecocompatibilità. Con il termosifone Agora, che invece è quello bianco. Reef è proprio l'ultimo nato del Square, piuttosto che TBT. Certo, so, come avete visto, è un termosifone che Monte Carlo è un'altra. Con le donne di Satyendra Pakale. Piuttosto che Edon e Milano. Volevo
ringraziare tutti voi della presenza. Spero sia stato un workshop interessante, una parte estetica, una parte tecnica. E come diceva Francesco, per chi avesse la possibilità o la voglia, ci può interfacciarsi in azienda e venirci a trovare. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Buonasera. Grazie, buona serata. Ciao.